una sorpresa. Sì, pronto. Ciao, Len. Sono mamma. Secondo Ibsen, togliere all'uomo la menzogna della sua vita vuol dire derubarlo in gran parte della felicità. Se poi il mentire diventa occultamento di un passato agghiacciante, la mistificazione assume i contorni di un atto quasi pietoso, un processo che Lena conosce molto bene. Nell'innocenza spensierata delle figlie e nel solido amore del marito Johan, vede il riflesso di un futuro a lungo anelato e poco importa se il passato torna ad annebbiare una fotografia familiare finalmente nitida. L'immagine per troppo tempo celata della sua infanzia rinnegata la raggiunge una mattina attraverso la voce morente della madre. Dopo 30 anni passati a essere oggetto di ripresa, Pernilla August fa il suo esordio alla regia con un film intimo e doloroso sulla solitudine familiare. Numi Rapace si presta con naturalezza a questo dialogo intenso tra madre e figlia. E il suo volto si fa simbolo non solamente di uno stile cinematografico, ma di una sensibilità capace di elargire sul finale un sussurro di speranza,